Ciao ciao, oggi filmo il video di progetto smaltimento 21 utilizzi. Quindi ci sono 5 prodotti che vengono fuori dal progetto, 5 prodotti che rimangono e 5 prodotti che io metto dentro nel progetto. Quindi cominciamo subito. Allora, prima di tutto, scusatemi che filmo con gli occhiali oggi perché devo guardare i miei utilizzi. Allora, questa palette di Smile azzurra blu l'ho utilizzata 13 volte e questo è com'è adesso. Questa palette di Magical Forest di Essence l'ho utilizzata 7 volte, maggiormente questo colore viola, perché è anche nel mio progetto 50 sfumature di viola. Per quanto riguarda i rossetti, questo di Maybelline Neon Pink numero 120 l'ho utilizzato tantissimo, l'ho utilizzato 17 volte, quindi mi mancano solo 4 fino a 21 utilizzi. Per quanto riguarda questi colori, Down Girl e Trend Lady, Down Girl l'ho utilizzato 11 volte. Oh, aspetti. Down Girl l'ho utilizzato 12 volte e Trend Lady l'ho utilizzato 11 volte. Quindi questi due spero che nel prossimo video anche loro andranno fuori dal progetto, anche se sono rossetti liquidi, quindi si applicano una volta sola al giorno. Vediamo. Se non mangi le cose grasse, ovviamente. Per me ogni utilizzo è un utilizzo, cioè anche se lo riapplico, comunque per me è un utilizzo. Per quanto riguarda i prodotti che vengono fuori dal mio progetto, è questo blush di Neve Cosmetics. Questo l'ho utilizzato moltissimo e lo sto utilizzando fino adesso. È un prodotto molto buono che io utilizzo anche nel mio progetto 21 nel 2021 adesso. Poi c'è questa matita di Kiko che ho utilizzato 21 volte e questa mi è piaciuta molto e la utilizzerò ancora. Anche questa mi sembra che sia in un progetto, adesso non mi ricordo. Questa palette di Catrice diciamo, la tengo fuori da questo progetto perché è già nel mio progetto smaltimento palette, Penset Palette. Poi c'è questo prodotto di Essence, che è praticamente qua c'era l'illuminante che io dopo 11 utilizzi l'ho finito completamente e ho ci ripressato un'altra cipria e come vedete ci ho fatto ancora il buco, quindi ho utilizzato 21 volte questo prodotto. Invece i blush non li ho utilizzati molto, utilizzavo per lo più quello lì di Neo Cosmetics perché come vedete mi piace il blush rosa. Per quanto riguarda questa palette di Miss Rose, l'ho anche utilizzata 21 volte, maggiormente per questa cipria. E poi ho utilizzato anche alcuni di questi ombretti, alcuni di questi blush, però qua non vedete molti progressi, però mi sono piaciuti tutto sommato. Adesso c'è una mia tartaruga che è arrivata a vedere i miei trucchi perché pensa che sia cibo, forse. Ve la faccio vedere. Questa è la tartarugona, guardate quanta è ciccia, guardate che coda. Vai a mangiare che ho messo lì da mangiare, non vedi?
No, non vede, mi sa. La devo portare su. Scusate per questa interruzione. Allora, per quanto riguarda i prodotti che metto dentro al mio progetto, adesso ci sono questa matita di Kiko nel colore 02 della stessa collezione Holiday Gems, che l'ho swatchata qua. Vedete questo rosa e questo borgogna. Poi ci sono le due matite di Vicon, uno numero 07 Lilac e l'altro numero 31 Iridescent, questo qua. Poi c'è questo ombretto Pupa Vamp che merita tutti i 21 utilizzi, penso. Questo sarà a lungo nel mio progetto, però è un colore bellissimo, verde iridescente. Un ombretto cotto e poi metto dentro al progetto anche questa palette di Elodie con Sephora che mi piacerebbe utilizzare molto. Adesso sto utilizzando molto Madame perché nel mio progetto Pen in Every Palette, cioè fondo su ogni palette, vorrei utilizzare però di più tutti i colori, non solo quello. Quindi questi sono i miei progressi, i miei progetti, cosa ne dite? Riuscirò a finire qualche prodotto in più per la prossima aggiornamento? Ah, tra l'altro mi sono dimenticata di dire che questo progetto è stato iniziato da Becca Hope qua su YouTube, quindi linkerò il suo video in descrizione. Ciao ciao!